Repubblica Italiana in nome del popolo italiano, il Tribunale dell'Aquila, visti gli articoli 533, 535, 539, 540, 541 CPP, dichiara Tuccia Francesco colpevole di reato di cui al capo A, esclusa la sussistenza delle aggravanti di cui all'articolo 609 ter numero 2 e 61 numero 1 e 4 codice penale, e del reato di cui agli articoli 582 e 583,1 CP, così modificato il capo B dell'imputazione, reati unificati ex articolo 81 CP, e lo condanna alla pena di anni 8 di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali e di quelle del suo mantenimento in carcere. Condanna l'imputata alla pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici ed a quella dell'interdizione legale per la durata della pena principale inflitta. Condanna inoltre Tuccia Francesco al risarcimento dei danni cagionati alle parti civili costituite da liquidarsi in separato giudizio. Condanna ancora il medesimo imputato al pagamento di una provvisionale di euro 50.000 in favore della parte civile. Condanna infine l'imputato alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili costituite, che liquida in euro 5.000 in favore della Cerreoni e in euro 2.000 in favore del centro antiviolenza per le donne di L'Aquila. Non fu tentato omicidio, ma solo violenza sessuale. Questo è quanto emerge dalla sentenza che ha condannato 8 anni di reclusione Francesco Tuccia, l'ex militare campano del 30° Reggimento di Artiglieria Terrestre Acqui dell'Aquila, giudicato responsabile dello stupro avvenuto la notte tra l'11 e il 12 febbraio dell'anno scorso, presso la discoteca Guernica di Pizzoli. Grande attesa oggi pomeriggio davanti al Tribunale di Bazzano dell'Aquila, in cui intorno alle 19 è stata emessa la sentenza. Gli anni inflitti al Tuccia sicuramente non sono comunque una pena che può essere considerata una pena irrisoria. Rispetto ai 14 anni chiesti dall'accusa, il giudice ne ha riconosciuti 8, perché non è stato considerato il capo di imputazione di tentato omicidio. La studentessa 21enne di Tivoli, infatti, fu lasciata scioccata e ferita per le gravi lesioni ricevute. Una condanna a 8 anni, è stata riconosciuta la violenza sessuale commessa nei confronti della ragazza, non è stato riconosciuto il tentato omicidio, ma il capo relativo a questo reato è stato modificato e quindi il collegio ha ritenuto di sussistenti le lesioni gravi aggravate insomma dalla condizione in cui sono state commesse. Non mi sento di fare commenti perché per quanto ci riguarda la cosa importante era che si svolgesse un processo equo, giusto, che assicurasse giustizia a quello che la ragazza ha subito. Il collegio ha ritenuto di andare in una direzione differente da quella del pubblico ministero, non accogliendo in parte le sue richieste, però credo che sia stato stabilito un punto di verità rispetto alle responsabilità di Francesco Tuccia, che quindi ha riportato una sentenza di condanna che spero possa essere una sentenza anche di giustizia. Momenti di tensione in aula chiaramente percepibili per la presenza sia della ragazza violentata che del ragazzo violentatore. Presenti anche numerosi comitati e movimenti femministi venuti da tutta Italia per una sentenza che segna un momento importante nella battaglia contro la violenza sulle donne.